Bentornati a Buongiorno Verona, siamo di nuovo in diretta per parlare del tema del giorno di oggi. Avete visto già durante la prima intervista che oggi parliamo di sport, in particolare di ciclismo, in occasione appunto della partenza lo scorso 8 maggio del 104esimo Giro d'Italia. Il giro proseguirà fino al 30 maggio, 21 le tappe che toccheranno la penisola italiana. Oggi si corrono i 187 chilometri che vanno da Piacenza a Sestola e questa mattina, allora, in occasione appunto del giro e anche della presenza di un veronese, di Bovolone, al Giro d'Italia, questa mattina abbiamo approfittato per parlare con lui, con Davide Gabburo, che era chiaramente impossibilitato a partecipare alle nostre dirette delle 12.50, dato che il giro iniziava proprio alle 12. E allora, per sentire un po', avere un'anticipazione di quella che sarà questa tappa, ma in generale il Giro d'Italia per il nostro veronese, andiamo a vedere la sua intervista. Bentornati a Buongiorno Verona, oggi sapete parliamo di ciclismo e allora siamo in collegamento direttamente dal Giro d'Italia con un ciclista veronese, Davide Gabburo. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti. Allora, dunque, Davide, sappiamo che sei super impegnato, sei sul bus che ti sta portando, immaginiamo, alla partenza, insomma, comunque verso il giro. E partirei chiedendoti appunto come sta andando questa tua prima avventura al Giro d'Italia. Ma sicuramente già essere quel giro è una soddisfazione da star male, perché è il mio primo Giro d'Italia. E lo so, non sono giovanissimo, però comunque rispettiamo. Le prime tappe sono andate abbastanza bene, tranne che c'è stata una caduta l'altro ieri. E vabbè, le solite scoriazioni, una botta al ginocchio, ma niente di che. Ieri ho affrontato la tappa tranquilla, e ho preso un po' di pioggia, però il ginocchio non mi ha dato problemi. Beh, meno male. Ecco, com'è arrivare a fine giornata dopo aver percorso quasi 200 chilometri in sella una bicicletta? Ma di queste tappe, vabbè, ne ho fatte tante, però cioè, alla fine, dopo la prima settimana e mezza, che ti accorgi veramente dello sforzo com'è e dei chilometri che hai macinato. Perché vabbè, fare 200 km al giorno siamo abituati. È più una fase di recupero, recuperare bene le energie, andare a letto presto la sera e mangiare bene, solite cose, insomma. Certo. Ecco, allora ti chiedo, da dove viene questa passione per il ciclismo? Quando hai iniziato a correre? Ho iniziato da quando avevo 7 anni, è una passione trasmessa dalla famiglia, da zio, papà, fratello, addirittura anche sorella, e sono tutti appassionati della mia famiglia e niente, alla fine è diventato un lavoro, da un gioco è diventato un lavoro. Beh, insomma, è bello anche così. Tra l'altro hai iniziato con il Rivoli Team, giusto? Quindi proprio qui a Verona. No, ho iniziato con il Veloci Club Isolano. Ah, ecco. E poi però sei passato agli Rivoli Team. Sì, ho iniziato, dopo sono passato alla Conti Rotozai e dai juniores e niente, poi vabbè, nei dilettanti ho girato molte squadre, dalla Toscana al Veneto, insomma, sono ritrovato in Toscana. Certo. E niente, insomma. Ecco, nel febbraio del 2021, quindi praticamente pochi mesi fa, hai portato a casa la tua prima vittoria della carriera, il Grand Prix di Turchia. Ecco, che cosa hai provato quando hai realizzato di aver vinto? Ma non ci credevo molto, sinceramente. Cioè, era a parte che la vittoria era una cosa che mi mancava da anni, e ritornare al successo non è mai facile. Poi comunque era una corsa di seconda fascia, ma appunto per quello quando sono in seconda fascia non è mai facile vincere. Io perché ero l'unica professional e guardavano tutti noi, insomma. Certo. Beh, allora concluderei l'intervista chiedendoti cosa ti aspetti da questo Giro d'Italia, perché siamo all'inizio, mancano ancora diverse tappe, insomma. Ma da questo
questione Italia, ora me lo sto vivendo serenamente. Siamo partiti molto forte, anche come squadra ci stiamo comportando bene, però so che è lunga e bisogna risparmiare energie magari per essere pronti alle tappe migliori per le mie caratteristiche, insomma, e provare ad anticipare i big, cioè una fuga da lontano, cose del genere, insomma. Certo. Beh, insomma, allora noi non possiamo fare altro che farti un grande in bocca al lupo per il Giro d'Italia, poi anche per tutte le tue gare future, sicuramente ce ne saranno tante altre. E, Davide, noi ti ringraziamo e buon giro. Grazie mille, grazie mille. Viva il lupo. Benissimo, benissimo. Ottimo, e allora anche noi vi salutiamo con questa intervista, ma vi diamo appuntamento alle 13:15 con il nostro terzo e ultimo intervento di oggi. Parleremo con Alessia Piccolo, amministratore delegato di Alé Cycling. Grazie per averci seguito e a tra poco.